Dobbiamo aggiungerci sta cosa al progetto, se no non ce lo pigliano. Io ho adorato Quina perché parla romano. Final Fantasy 9. Come on. È l'ultimo, no? L'ultimo livello. Yes! Sciroppo fiore, baby. Penso che due sia tutto quello che mi serve. Sì, che poi vado depressa. Io lo capisco perché nada presa è un'espressione anche nel mio dialetto per andare di fretta. A meno che ho frainteso. Magari non vuol dire fretta. Che bullshit, quel polito, incrocolpo, avalanche e Lo so che non hai quel tono così concetto. da bruto, ma quando leggo romano o siciliano, roba così, mi viene la voce profonda. Perché mi immagino un muratore, non per fare stereotipi, ma perché mi rende più facile imitare l'accento. Medesimarsi anche. Sì. Quindi per Sto leggendo il testo, sì. fare stereotipati, stai dicendo. Fare stereotipi è il modo più facile di fare voci diverse. Lo faccio anche io a volte, me ne rendo anche A me conto. succede a volte. Tipo, ho un mio amico che viene da Bellinzona, no, da Giubiasco, e ha un dialetto particolare, allora certe espressioni saltano dentro a volte quando parlo con lui. Serve Bowser? Cosa? Non mi ricordo cosa cacchio serve. Ah, mi serve, devo tenere qualcosa in mano. Ouch. E vabbè, sono le pillole amico che li hanno uccisi, non io. It's not my fault. Non uccidete questo, per favore. Mi serve per il pulsante. Tiro pillone amico in questo gioco sono poco amici. Ok, quel tubo è per tornare indietro, mi pare. Questa dovrebbe essere una. Un labirinto, no? Sì. Scottish ad esempio è tipo un dialetto che mi piace, però tipo l'altro in inglese è awesome. Scottish britannico un po' Britannico non è meno. neanche un dialetto, è proprio un tipo diverso. Sì. L'inglese, il British. Scottish è awesome. Peccato che il British è Scottish è diventato lo awesome. stereotipo dei troll inglesi su internet. Non so che consiglia per leggere. Forse, ma tanto so già che devo usare Girondella sul teschio. E qua alla fine c'è Micronio. Oh man, drago, please. Io non la leggo ad alta voce. Holy shit. I think it killed me. Mi ha tipo mezzo ucciso. E penso la cosa che mi dà più fastidio di aver imparato inglese con internet è che non ho la pronuncia British. E non potrò mai averla. Beh, se mi impegno, se tipo vado in Gran Bretagna per 6 mesi, magari. L'unica che mi ricordo a volte di dire can't invece di can't. Per il resto non ce l'ho il British accent.
Più sexy e più elegante il British. Lo Scottish è ancora meglio. Ma lo Scottish non puoi parlare scozzese. Sì che puoi. Vabbè. Quando ho fatto l'esame per il livello di inglese, non penso che mi avrebbero accettato l'accento scozzese. La pronuncia British è snob se la persona che lo parla è snob, secondo me. Beh, il British è l'inglese originale. Sì. O almeno è così che dice i libri storici. È così, basta. L'inglese originale è il tedesco, cioè il gotico. C'è il United Kingdom English e l'American English. Ah, boh, British English. Lo chiamano United Kingdom English. No, lo chiamano British English. Non lo chiamano UK English. No, lo chiamano British English. È come il tedesco della Germania, cioè è Hochdeutsch, l'alto tedesco. Hochdeutsch. Hochdeutsch. Non so se la pronunci l'H, non penso. Oh, everyone is dying. E lì in mezzo c'è. Sì, sì, la maledizione. Ma è. Oh, Deutsch. Non si dice. Oh. Oh, Deutsch. Oh. Beh, il mio professore lo pronunciava Oh, quindi è colpa sua. Smettila di uccidere gente di proposito. Non è di proposito. Se volessi, li ucciderei tutti. Non credo sia possibile fare un level down, vero? Non credo. Non no. Puoi scendere di livello. Non spero che no. Magari si può. Broccolo. Con che oggetto posso unarlo stavolta? Con il broccolo, con la lattuga. No, la lattuga posso solo mangiarla. Asparago. Allora, beh, ho il blocco pau, ma non vale niente. Paralogio. Magari funziona. Mi sa che non è neanche sullo schermo. Asparago. A broccolo. Da guardo. Sembra che sia difficile a riempirlo completamente la barra. Oh god, Lerba, cosa stai facendo? Zawarito? Ma mi piace anche vedere la sua danza. Perché la fa in fretta? Ho glitchato qualcosa? Mi sa di sì. Le stava facendo un po' in fretta quelle pose. Credo che Manolo funzioni ancora. Sì, sì, funziona ancora, ma non voglio solo lanciarlo in giro. Se usavo Bowser sarebbe morto, penso, nel tempo fermo. Ha tipo 60 di vita in sta battaglia, mi pare. Sì, forse. Yeah! Pikmin Mario. Broccolo. Lo provo. Mi sta bene. Potrei tenerlo per tutto il gioco. Ti vuoi sentire un broccolo? Beh, un broccolo sono già. Oh, Dimensio, cosa vuoi? I am an edgelord. Sarebbe stato meglio se... No, non è un edgelord. Però... è un Sasuke. Quindi... No, non è... È uno Starscream. Perché Starscream è il Decepticon che tradisce sempre sì, Megatron. Le calcola Megatron e poi lo pugnala alle spalle. Why? Sembra tipo come l'M&M. Mi piace che... Non ti fa subire danni, però non è che lo usi spesso questa strategia.
No, perché stare fermi e non subire danni posso farlo anche con Peach se voglio. Non mi serve sottilino. No, sto dicendo che forse i fiori sono dei girasoli perché il tizio qua, Riccardo, non è una parodia di Re Sole. Del Re Sole. Per me sono tutte rose. Visto che sono soprannominati così. Quindi per questo forse sono girasoli perché guardano verso il loro re. È tornato un Gerak salvatico. Gerak! Dobbiamo finire il nostro duello! Che duello? Il duello del destino! Ah, sì, quel! Ok, questo è... Aspetta, questo è già di colore giusto, è blu, quindi è già giusto. E non penso a leggere. I know. Questi quadri sono qualcosa di... Però sei quello che penso di più in chat, perché sei sempre tu che mi fai notare gli errori, non la chat. Tipo funghi SS. Oh, you're gonna die. No, magari ti sbatto lì sopra. Prima è nero, giusto? Sì. Oh, Mario, girati. Non so con cosa battere a Riccardo. Shabada bim, shabada boom. Shabada bam 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 boom. Ok. Quel limite in realtà non mi dà neanche fastidio. Cosa d'altro di? Perché non è un limite. Cioè, quando si ba- l'unica cosa che devi rendere conto è che quando la barra finisce tieni un, ti fa un danno. Sì, appunto, per questo è un limite stupido. Sì, è così stupido. Tenda verde, il recolor del portale. Sono piante, quindi verde. uso Bowser, forse. Bowser con Porteo, per tizio. O Manolo, boh, vedrò cosa mi conviene. Però Manolo, perché poi devi lanciare petali. Non hai mai usato Peach? L'ho usata Peach? Dove l'ho usata contro Gino Leonte? No, no, ma Gino Leonte mi rompe, quindi preferisco farlo fuori in fretta. Il naso di Bowser. Con la fogliolina. La prima volta che ho visto Riccardo in questo stato sembrava tipo la versione tarocca di Lisa Simpson. Se vuoi uso Peach, ma non è stereotipato usare una ragazza contro dei fiori. No, ma usa Bowser, è super efficace, no? Tipo erba. Nah. Non credo che funzioni. Non credo funzioni tipo Pokémon. Ma Bowser è super efficace contro tutti, quindi va bene. Solo perché fa il doppio dei danni. Oh my god, hanno lasciato la possibilità di analizzare la porta, così ti continua a dire non si apre se ti incastri. Ups. Ok, solo quando è aperto, eh. Però sto usando Peach. Già, sta battaglia continua a scivolarmi giù dei... Cosa stanno facendo adesso? Mosse mai viste. Perché di solito uso... Oh, fuck. Quanto dura sta battaglia? Troppo. Cioè, quanta vita ha? Non mi ricordo. Perché cambia fase anche dopo, eh. Non è che rimane in questo tutto il tempo. In un video ho visto che questa battaglia è tutta Manolo. Sì, penso che convenga usare Manolo, così mi sto rompendo. In tutti i sensi mi sto rompendo. Oh god, lad, cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Non lo so neanche io cosa sto guardando. What the fuck? Il più utile del mondo. Nah.
Voilà, adesso cambia fase. Magari uso Bowser. What's going on? Oh god. È puro caos sta battaglia. Forse il boss che mi piace meno. Grazie Bowser, grazie. I know. Credo che quella porta non si apra. Non si apre. Alla chat piace vedermi sbagliare? Sì, lo so, mi rattrista un po'. Dovrebbe rendermi felice, dovrei farne uno stile di vita così posso fare soldi facili facendo il failer. Ma non... Vabbè, mamma mia. Lo sai com'è? No, non lo so come dire. Nelle speedrun come fanno a far veloce sto boss? Non mi ricordo. Gli rimbalzano sopra 1000 volte con un glitch. E da qui arriva la lezione ambientale. Non inquinate, ok? Yes, 5 mondi in un giorno. Volendo potrei farne anche 6 in un giorno, però vabbè. Perché il sesto è il più breve. Sì. Comunque, 5 mondi in un giorno, 5... No, 5 mondi in un giorno, 5 giorni labirinto. Sì, probabilmente il labirinto e tutta quella roba ti prenderà un giorno intero. La cucina mi prenderà un casino. Yes, funziona! Ci sono così tanti piatti combinati. Lethal Zero funziona! Cosa? La giarra magica per soffiarvi le acque. Ah sì? Mai provato? Ci ho provato adesso. Ma non ritornano dopo? No, se ne vanno. Ah, ok. Grazie Jerak, ora potrò battere l'Ether in una futura gara. Prego. Lui andrà in panico e non si ricorderà che la vera arma è la spirapolvere. La soffia polvere. Oh Anastasia, non ti arrabbiare. Ma dopo che sento il discorso fra Sparlo e sua madre non posso fare più niente, giusto? No. Purtroppo no. La famiglia. Beh, la cosa migliore che puoi fare è non pulirle più la casa. Ah, è vero, perché puoi continuare qui. È anche tipo, penso, il modo più lento di fare rupie. Perché Mimì continua a cambiare cosplay? Perché non è cosplay, non è mica vestita da roba, è solo... Sono solo vestiti. Non è vero, vestito perché tu ti cambi i vestiti ogni giorno? Per evitare... Mi faccio una doccia prima di cambiarmi i vestiti. Che ne sai che non la fa anche lei? Perché lei in un gioco non esistono le docce. Nei Esiste bagni. Un bagno con un quiz all'interno, può esistere una doccia? No. Esiste la doccia nel portale? Sì, solo per Peach però. E altri non si lavano. Cioè, infatti Mario durante tutti i suoi viaggi sul veliero e sul treno. Anzi, soprattutto dopo lo stadio. Ma Mario ha una tuta super avanzata, avrà tipo self cleaning. Tuta super avanzata. Sì. Mario non è umano, quindi non suda. Anche quello. Beh, anche se non l'ho ancora rivelato, penso di poter fare il tubo. Sei già lì, Pepito? Sì, certo, Manolo. You wish. Peccato che Luigi non ha un costume di Mister Hill. Mister Hill? Mister Hill. In... come si chiama? Smash, Super Smash Wii U. Già. Per fortuna peccato che ci sono i fan, perché Sakurai è un deficiente. Cosa?
Sono molto sarcastico e passivo-aggressivo. ridere fa male. Nessuno di questi invece buchi ha le carte nascoste, peccato. E c'è questo tubo. Che stile. Ah, ecco, questo collega le due metà. No, non è vero. Non collega un bel niente. Oh sì. Si può passare? No, che cacchio? Whatever. Questo dopo Lady Ike. Bye bye. Boh, a dopo niente perché... Sì, appunto, se Lethal non continua molto probabilmente è finito lo stream. Dove cacchio è quella... Oh my god. Ah sì, è una cosa speculare. Cioè, rompendo il blocco fai scomparire quelli indistruttibili dall'altra parte. Che indistruttibili... vabbè. Ho trovato un buco segreto almeno. Una carta rara. Protezio. Yes, protezio. È perché non è obbligatorio, quindi sono nascoste. Le carte dei pixel non obbligatori. Ok, questo... Quindi di protezio e arrosto. Sì, Gerak. Cosa? No, aspetta, protezio e arrosto. Che stupidata. Senza più. Ciò che resta delle tessere di Paper Mario. Adoro questo suono. Che dito, Gera? C'è una lucertola più forte. Ah, sì, quelle malvagie. Cos'è, ha retto una combo in più delle altre? La sua coda è di un colore diverso. Ah no, però cambia quando la tocco. Bene, trovata la colonna. È apparso così. Eccomi. Beh, apri il modo interruttore. Io le colonne. Delle rupie. Le colonne in generale? No, queste colonne. Perché non posso schiaccicare il cuore direttamente sulla porta? What? Che c'è di qua? Il team di Google Plus. Buone notizie! Ora puoi ottenere un nome personalizzato. Google? Cosa mi serve? Che ti consentirà di indirizzare facilmente il tuo canale YouTube al profilo Google Plus. A cosa mi serve? Senti YouTube? Che è necessario chiedere subito l'URL. Ok, ho trovato un più PV a caso. Good. Ok, compriamo un po' di carte in busta. Pepito non si fa vedere, quindi. Mondo Save Time!